Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Approfitto per farvi un video. Oggi ragazzi ho scoperto una cosa. Ho scoperto una cosa che comunque si sapeva, ragazzi. Perché? Perché tanti, non dico italiani, perché poi è una problematica di tutto il mondo. Tanti hanno la testa di coccio, ragazzi, la testa dura. Che cosa è successo? Manca poco, non li possono abolire o far diventare illegali, però ragazzi siamo sul filo del rasoio. E ho visto in questi mesi persone che con i monopattini andavano sulle autostrade, ho visto persone che viaggiavano a due, a tre, vedo persone che fanno modifiche e potenziano la velocità dei monopattini. Cioè, io vi ricordo sempre che 20-25 massima consentita. È vero che tanti modelli sono limitati tramite l'applicazione, però nel concreto, nel vero, invece potrebbero andare pure a 30, 40, 50, 60 km orari, però tramite software sono limitati. C'è chi fa l'aggiornamento del software, va a metterne uno turco, uno russo, perciò spende anche soldi, perché questi hacker dei monopattini cosa fanno? Ti fanno pagare una sorta di firmware, cioè sistema operativo nuovo, taroccato, senza le limitazioni, perciò tu avrai più potenza nel tuo motore. Per quanto riguarda la parte, ecco, di software, il problema, ragazzi, che ormai è una cosa saputa, ormai è una cosa che vuoi sia sul web, vuoi anche nelle città se ne parla, le modifiche sono all'ordine del giorno. Oltre quello, in commercio ci sono tantissimi monopattini illegali, cioè con potenze superiori ai 500 watt e con velocità superiore a quella consentita. Ora, cosa sta succedendo? Ti metto in slide qualche foto a scorrimento per farti capire. In Germania la polizia si sta specializzando nel bloccare i furbacchioni. Guarda come. Ecco, vedi? Questo è un monopattino, come vedi già non è un normale monopattino da 500 watt, 350 watt, si ben vede che è più grosso come potenza, sia come stazza che come ruote che anche come motore. Bene, questo monopattino lo hanno testato, lo hanno messo sui rulli, cioè hanno fatto costruire un banchetto di prova rullante, cioè tu prendi il monopattino, lo piazzi là sopra, il poliziotto di turno che ti ferma si siede sul monopattino, accelera e lì, ragazzi, è come se fosse una rullata di un'auto. Ti misura tutto, ti può misurare chilometri orari, la coppia, tutto, e lì non si scappa. Non puoi dire più che è un 500 watt, perché pure se in un'etichetta viene riportato 500 watt, nel concreto contano i chilometri orari. Guarda un po' qual è il risultato di questa rullata del monopattino. Ben oltre i limiti. Cioè, che cosa succede? Multa e sequestro del mezzo illegale. Ragazzi, facciamo attenzione, che se poi veramente si rovina anche la micromobilità in Italia, cioè per colpa di tanti, io sono certo che qualcosa succederà, o veramente andranno a obbligare tutti ad avere delle assicurazioni, perciò i costi di mantenimento aumenteranno e non lo so, forse le targhe, stiamo attenti, manteniamoci calmi, perché dico, se è comodo avere un mezzo
come un monopattino, come una bici elettrica, senza targhe, senza assicurazioni, senza revisioni. È comodissimo. Lo prendi, ci sali, viaggi. Se lo vuoi modificare, modifica l'autonomia. L'autonomia la puoi modificare, però non modificare la velocità massima, perché come da regolamentazioni, ma non solo in Italia, perché le foto che tu vedi non sono italiane, perché ancora in Italia non siamo a questi livelli, però già ne sono certo, si stanno attrezzando anche, anche la nostra polizia, i nostri carabinieri, si stanno, i vigili, in generale, i corpi, ecco, dello Stato, stanno studiando come bypassare i vari problemi, come hanno già iniziato da anni a bloccare gli scooterini, quelli tarocchi, cioè che non facevano funzionare le pedaline ma andavano ad acceleratore. Ragazzi, faranno anche sui monopattini. Oltre quello, un'altra modifica: c'è chi bypassa lo stacco iniziale. Tu sai benissimo che il monopattino, se tu acceleri da fermo, non parte. Per partire la ruota deve già girare, cioè tu inizialmente devi staccare col piede, cioè devi spingerti in avanti, e solo dopo la ruota in rotazione puoi accelerare e il motore ti spingerà. Bene, c'è chi questo lo bypassa. Bypassa perché? Perché vuole mettersi sul monopattino subito, boom, e viaggiare. Cioè hanno anche il capriccio, ecco, di non dare uno stacchetto. Bene, se ti fermano, lo mettono sui rulli o anche no, basta che alzano la ruota e accelerano, se il tuo parte, ragazzi, è illegale, basta. Idem anche con il sistema operativo, modificare il sistema operativo interno, il firmware. Arriveranno loro ad avere dei database per ogni modello con il sistema operativo originale, lo paragonano, lo mettono in paragone con quello che monti tu, che hai tu installato, e vedono se quel sistema operativo è realmente di casa madre o se è stato fatto da qualche hacker in giro per il mondo. E soldi ne stanno girando in questi mesi tantissimi. Perché ecco, c'è stato chi ha fatto questi sistemi operativi. E ragazzi, soldi sono soldi. E niente ragazzi, per questo video è tutto. Spero ti sia stato utile, ti sia piaciuto. Ti invito ad iscriverti al canale. Mi raccomando, continua a seguirmi. Ne vedremo delle belle, non solo domani, dopodomani, ma nel corso dei prossimi anni. Ciao e al prossimo video.